Allora, ora parliamo di drogaggio nei semiconduttori. Drogaggio, in inglese doping. Cosa vuol dire drogare un semiconduttore? È esattamente quello che vuol dire drogare in italiano. Cioè, drogare vuol dire aggiungere piccole quantità di un altro elemento, di un'altra sostanza, che cambino in modo significativo le caratteristiche, in questo caso elettriche, del materiale. D'accordo? Con piccole quantità. Piccole vuol dire poche parti per milione. Esattamente quello che fa un farmaco nel corpo umano, insomma, lo stesso meccanismo, piccole quantità di un principio attivo che modificano il comportamento di un organismo più complicato. Allora, ecco, il drogaggio si allaccia a quel discorso che vi facevo prima dei semiconduttori intrinseci, perché un semiconduttore intrinseco non ha impurezze di altro tipo che modifichino le proprietà del materiale. Un semiconduttore drogato non è più intrinseco, ma si dice è diventato un semiconduttore estrinseco, cioè ha delle proprietà che dipendono dal drogaggio, dal fatto che è stata inserita una quantità, sono state inserite, diciamo, sostanze, elementi diversi. Quindi, attraverso il drogaggio, il semiconduttore passa da intrinseco a estrinseco. In un semiconduttore intrinseco vale quello che abbiamo detto prima, n è uguale a p ed è uguale a questa quantità ni, che è la concentrazione di elettroni liberi e lacune nel semiconduttore intrinseco. Nel semiconduttore estrinseco questa eguaglianza non è più vera. Si dice che il semiconduttore è di tipo N se N è molto maggiore di P, quindi se ci sono molti più elettroni liberi che lacune, quindi la corrente è dovuta essenzialmente al flusso di elettroni liberi. Oppure si dice semiconduttore di tipo P se invece è P ad essere molto maggiore di N. Quindi se la concentrazione di lacune è molto maggiore della concentrazione di elettroni. E a seconda del tipo di drogaggio si rende un semiconduttore di tipo N o di tipo P. Questo è fondamentale perché è così che si cambiano, si alterano le proprietà dei semiconduttori. Ed è in questo modo, come vedremo più avanti, che si fa un circuito integrato, prendendo un'area di silicio e modificando localmente le proprietà del silicio in alcune zone tipo N, in altre zone tipo P. E poi questo lo vediamo un pochino più avanti. Come si fa a fare un drogaggio per rendere il semiconduttore di tipo N? Si fa un drogaggio con atomi pentavalenti. Drogaggio con atomi pentavalenti vuol dire che hanno 5 elettroni di valenza cioè sono del quinto gruppo della tavola periodica. Questo mi consente di ottenere un drogaggio di tipo N. Se faccio invece un drogaggio con atomi trivalenti, ottengo un semiconduttore di tipo P. Un atomo trivalente è un atomo del terzo gruppo della tavola periodica, quindi con 3 elettroni di valenza. Per esempio, gli atomi pentavalenti sono fosforo
arsenico e antimonio, aspettate che ho fosforo, arsenico e antimonio al simbolo SB, atomi trivalenti, ma essenzialmente si utilizza il boro che è al simbolo B. Ok, allora vediamo prima di entrare nel dettaglio, vediamo in che cosa consiste il drogaggio, come si fa. Qui entra in gioco quella tecnica simile alla stampa che vi dicevo. Il drogaggio si può fare in tanti modi differenti. Insomma, la tecnica principale, che insomma, è l'unica che vi racconto brevemente, è quella basata sull'impiantazione ionica. Come dice il nome, si impiantano, cioè si conficcano degli ioni dell'atomo pentavalente o trivalente a seconda del tipo di drogaggio nel silicio, per esempio, semiconduttore che si usa più comunemente. D'accordo? Quindi si prende un cannone ionico, che spara ioni positivi, quindi vengono sparati in modo elettrostatico, con campo elettrico, vengono sparati su una fetta di silicio, per esempio. Immaginiamo che stiamo facendo l'esempio col silicio, perché in pratica il silicio occupa, diciamo, il 95% dell'elettronica è fatta col silicio all'incirca, quindi ci torna comodo fare gli esempi soprattutto col silicio. Questi ioni si conficcano dentro il materiale e poi, dopo l'impiantazione ionica, si fa un passo di annealing. Che cos'è l'annealing? L'annealing è un ciclo di riscaldamento e poi riscaldamento ad alta temperatura e poi raffreddamento. Cioè si riscalda il semiconduttore molto lentamente fino a una temperatura molto alta e poi si può raffreddare. L'annealing è un passo che serve a ricostituire il cristallo. In pratica, che cosa è successo? Il bombardamento con gli ioni ha conficcato questi ioni nel materiale e ha danneggiato fortemente il cristallo, ha creato degli spostamenti degli atomi di silicio del cristallo, quindi abbiamo un cristallo danneggiato con degli ioni conficcati. L'annealing cura il cristallo, di fatto scalda il materiale, quindi gli ioni possono vibrare molto più facilmente perché sono a temperatura molto più alta e ritornano a posto. D'accordo? Quindi si risana il materiale iniziale. In questa operazione di risanamento, le impurezze infilate, gli ioni che sono stati impiantati, si mettono, come si dice, in posizione sostituzionale, cioè vanno a occupare nel cristallo il posto del reticolo in cui si trovava un atomo di silicio. Ok? Quindi si riforma il cristallo uguale a come era prima, soltanto questa volta in più ci sono delle impurezze che occupano delle posizioni, delle impurezze, questi ioni impiantati si chiamano impurezze, per questo mi scappa la parola, anche se non l'ho definita, insomma, questi ioni di altro tipo impiantati nel silicio si chiamano impurezze, d'accordo? Queste impurezze si trovano in alcune posizioni al posto del silicio. Sono in numero molto piccolo, quindi il materiale è chiaramente, ho buttato delle impurezze dentro, il materiale è aumentato, no? Quindi è cresciuto il cristallo un pochino, ma una cosa come dire, impalpabile, perché ne ho messo pochissime parti per milione, quindi in pratica non è cambiato neanche il peso del materiale, ecco. Quindi
ciclo lento di riscaldamento si trovano. In posizione. Sostituzionale. Vedete, uno degli obiettivi, insomma, delle prime lezioni è anche quello di introdurre pian piano il vocabolario, no? Poi useremo, quindi abbiamo introdotto drogaggio, semiconduttori intrinseci, estrinseci, le impurezze, impurezze sostituzionali, cioè che occupano posizioni al posto degli atomi di silicio. Quindi iniziate a, come dire, tenere presente, memorizzare le parole nuove che utilizziamo per parlare dei semiconduttori. Ecco, adesso si tratta di vedere qual è l'effetto grosso che hanno queste impurezze. Perché, come vi dicevo prima, le abbiamo inserite apposta per alterare fortemente le proprietà elettriche del materiale. D'accordo? Allora, vediamo prima il primo caso, cioè un drogaggio con atomi pentavalenti. Vediamo che succede. Allora, io disegno il solito cristallo di comodo. I legami. E adesso immaginate che questo atomo qua centrale sia un'impurezza, sia un atomo del quinto gruppo. Va bene? Allora, che cosa succede? Succede questo, che questo atomo ha in realtà 5 elettroni di valenza, non 4 come gli altri. 4 degli elettroni di valenza li impiega per formare legami con gli atomi vicini, un altro gli rimane in più. Questo qui non è impegnato in un legame, rimane in più e è meno legato all'atomo degli altri ed è tale che facilmente, anche a temperatura ambiente, insomma, riesce ad avere energia sufficiente per liberarsi. Quindi l'elettrone in più si libera e diventa un elettrone libero. D'accordo? Quindi l'elettrone non impegnato in un legame si libera molto facilmente. Risultato netto, mi trovo ad avere un elettrone libero, va bene? Poi mi trovo ad avere, ecco, seconda cosa, questo è diverso dalla situazione che avevamo nel semiconduttore intrinseco, perché stavolta ho l'elettrone libero, ma al suo posto non ho la lacuna, ok? Non ho la lacuna. Terza cosa, rimane uno ione fisso con carica
più Q. Perché? Perché questo atomo, che inizialmente era neutro, cioè che dovrebbe essere neutro, è neutro quando ha i 4 elettroni di valenza, scusate, i 5 elettroni di valenza, gliene sono rimasti soltanto 4, è diventato un ione positivo, con carica più Q. Bene, quindi la differenza rispetto al caso del semiconduttore intrinseco è che quando in un semiconduttore intrinseco si liberava un atomo, si liberava un elettrone, avevo un elettrone libero in una lacuna, non avevo carica fissa bloccata. In questo caso mi trovo un elettrone, nessuna lacuna e uno ione fisso. Vedete, il netto della carica è sempre 0, perché c'è l'elettrone libero che vale meno Q di carica, e lo ione fisso che vale più Q. E ecco, quindi a questo punto è chiaro che non vale più n uguale p, ma cosa vale? Beh, io sicuramente posso dire che ci saranno alcuni elettroni. Gli elettroni come si possono liberare? O si liberano da un atomo pentavalente, oppure si liberano creando una lacuna. Quindi il numero di elettroni sarà uguale alla somma delle impurezze più delle impurezze che hanno perso un elettrone più il numero delle lacune. D'accordo? Praticamente le impurezze che hanno perso un elettrone sono tutte le impurezze. Diciamo, vengono scelte impurezze tali che tutte perdono un elettrone. Quindi questa è la situazione in cui mi trovo. Questa è la concentrazione delle impurezze. Impurezze pentavalenti. Chiaro questo discorso? Quindi per ogni impurezza ho un elettrone e poi per ogni lacuna si è liberato un elettrone, quindi deve tornare questa somma. Queste sono tutte concentrazioni, cioè numeri di impurezze o di elettroni liberi o di lacune per centimetro cubo, per esempio, d'accordo? Questa cosa deve tornare. Quindi, chiaro, se io aumento il numero di impurezze, aumento il numero di elettroni. Si vede abbastanza chiaramente. Le impurezze pentavalenti, per motivo, per meccanismo, insomma, che vi ho raccontato, si chiamano anche donatori, perché in pratica donano al semiconduttore un elettrone. E quindi per questo il pedice qui è D, perché questa D sta per donors, donatori. In inglese è donor. Beh, metto donors per mettere lo stesso. Quindi atomi pentavalenti si chiama, si dice anche con donatori, atomi donatori, ma poi alla fine poi si scrive. Ci sono soltanto, come dire, l'aggettivo per il nome. Dunque, quello che si capisce bene al volo è che mettendo quanti più donatori metto, più aumento n. Non è chiaro qual è il valore, perché prima sapevo che n era uguale a p ed era uguale a quel valore che avevamo detto prima. Adesso non so più esattamente che cosa è uguale. In realtà c'è una relazione tra n e P, e una relazione è legata a come dire, una legge chimica generale che vediamo insieme perché ha un significato un po' che travalica. Beh, se volete, travalica la chimica, vale per tanti processi, ed è quella che si chiama legge di azione di massa. E questa è una cosa che vi riesco a raccontare in poco tempo. Legge di azione di massa vale quando io ho, per il caso tipico in cui la cosa è stata, come dire, la legge è stata proposta, è la situazione di una reazione chimica, ho due specie in una soluzione che possono, per esempio, uno ione positivo e uno ione negativo che possono creare una molecola, oppure in soluzione si possono separare. Mi interessa sapere qual è la concentrazione delle due specie in soluzione. D'accordo? In questo caso è una situazione un po'
diversa, perché ho due specie differenti che sono elettroni e lacune, e voglio sapere le loro concentrazioni indipendenti. Gli elettroni e la lacuna si possono unire insieme, e se si uniscono spariscono, no? Perché se un elettrone libero va a occupare una posizione libera, sparisce l'elettrone e la lacuna, quindi spariscono tutti e due, oppure l'elettrone si può liberare e quindi abbiamo le due specie. Quindi la situazione delle due specie chimiche o di elettroni e lacune è praticamente la stessa situazione. Guardate, questo contesto viene adoperato anche in biologia. Se io ho delle coppie di maschi e femmine in una popolazione di animali, no? E voglio vedere quanto stanno separatamente, come specie separate, o quanto formano delle unioni, più o meno vale la stessa legge d'azione di massa, cioè quelle leggi universali che funzionano in tanti contesti diversi. Su che principio si basa? Si basa sul fatto che ci sia un equilibrio tra la generazione delle due specie separate e quello che si chiama ricombinazione, cioè l'unione. Nel caso che stiamo trattando noi di elettroni e lacune, ho la generazione quando si genera un elettrone libero e una lacuna, e ho la ricombinazione quando spariscono tutte e due. D'accordo? Quindi, che cosa si dice? Si dice che funziona così, guardate, un'espressione si ricava molto rapidamente. All'equilibrio, in condizioni normali, ho un equilibrio. All'equilibrio ho una situazione di equilibrio dinamico, cioè no, all'equilibrio ho un equilibrio dinamico, cioè l'equilibrio non è tutto morto. Che cosa succede? Che il tasso di generazione, cioè il numero di coppie elettroni e lacune che si generano in un secondo, per esempio, è uguale a quelle che si ricombinano, a quelle che spariscono, e quindi la concentrazione nel tempo rimane mediamente costante. D'accordo? Quindi all'equilibrio dico che il tasso di generazione, quando dico tasso intendo il numero di eventi di generazione per unità di tempo, in un secondo per esempio, tasso di generazione è uguale al tasso di ricombinazione. Ok, allora da che cosa dipende il tasso di generazione? Beh, in pratica, nella nostra situazione, il tasso di generazione è una quantità che dipende soltanto dalla temperatura. La cosa che più, come ho detto prima, no? Più è caldo il semiconduttore, più è facile che degli elettroni riescano a liberarsi, no? Quindi ho un tasso di generazione che è solo una funzione della temperatura, non di quanti ce ne sono liberi, ma solo della temperatura. D'accordo? Quindi è chiaro, è un'ipotesi. Quindi dicevo, il tasso di ricombinazione invece dipende in modo più complesso dal resto, in particolare il numero di ricombinazioni che posso avere al secondo dipenderà dal numero di elettroni liberi che ci sono, quindi sarà proporzionale al numero di elettroni liberi e sarà proporzionale anche al numero di lacune, quindi sarà una cosa di questo tipo, una costante per n per p. Quindi questo vuol dire che n per p complessivamente, ora richiamo f di t diviso k, un f' di t, è una costante che dipende soltanto dalla temperatura. Quindi vedete, se il prodotto è costante, dipende soltanto dalla temperatura, non dipende neanche dal drogaggio. Quindi sarà uguale a quello che ho in assenza di drogaggio. In assenza di drogaggio n e p valgono tutte e due ni, e quindi questa avrò un n quadro, che infatti è una quantità che dipende soltanto dalla temperatura. D'accordo? Allora, a questo punto, se so quanto vale il prodotto di NP e so quest'altra relazione di prima, posso trovare separatamente il valore di N e il valore di P. Va bene? Cosa succede? È chiaro che
Vedete, io ho due equazioni in due incognite, una e due. Le incognite sono NP, insomma, non è un sistema lineare, ma insomma, facilmente posso ricavarne. Se prendo, per esempio, P da qui in funzione di N e lo sostituisco nella seconda, ottengo un'equazione di secondo grado in N che mi dà il valore di N. Di solito trovo due soluzioni, una è negativa e fisicamente non vuol dire niente, perché è una concentrazione, l'altra è positiva e quindi ho il valore di n. Quindi è risolubile il sistema. Ci conviene però farlo in forma un pochino approssimata. Perché? Perché nella pratica nd, quando voglio fare un drogaggio elevato, nd è alto rispetto al valore di ni. Quindi che cosa posso fare? In un drogaggio elevato praticamente nd è uguale a n, e la prima equazione mi dice che quindi P è uguale a ni quadro diviso n, sarà ni quadro diviso nd. Va bene? Quindi questo vale se nd è molto maggiore di ni, che è il caso tipico, perché tipicamente ni, sapete, è 10 alla 10 cm a meno 3, nd tipicamente 10 alla 16, 10 alla 17, 10 alla 18, 10 alla 19 cm a meno 3, quindi vale sempre quella disequazione. Allora, per capire, facciamo un esempio, per capire i numeri di cui stiamo parlando, facciamo un esempio. Immaginiamo di avere un ND pari a 10 alla 18 cm a meno 3, che è un valore tipico, e un NI, abbiamo detto, è circa 10 alla 10 cm a meno 3, va bene? Se adopero queste espressioni, che cosa mi viene fuori? Mi viene fuori che quindi n è 10 alla 18, perché è uguale a nd, e p viene abbattuto fortemente, vedete, perché devo fare n quadro diviso nd, n quadro fa 10 alla 20, diviso nd, che è 10 alla 18, viene 10 alla 2. Vedete, questo è un effetto della legge di azione di massa. Quando io inserisco un drogaggio di tipo N che mi fa aumentare molto gli elettroni liberi, non ho soltanto un forte aumento degli elettroni liberi che diventano praticamente uguali ai donatori che ho inserito, ma contemporaneamente praticamente sparisco nella lacuna. Okay, perché? Perché tutti questi elettroni liberi che ho inserito fanno ricombinare un sacco di lacune. L'effetto finale sugli elettroni liberi non lo vedo perché sono tanti di più, le lacune praticamente spariscono. Ok? Quindi per questo tipo il semiconduttore giustamente si dice di tipo N, perché le uniche cariche mobili che sono rimaste sono elettroni. Ok, allora, ho introdotto en passant un paio di termini che conviene un attimo sottolineare perché li usiamo spesso. Gli elettroni liberi e le lacune le ho chiamate prima cariche mobili, no? Perché sono cariche che si possono spostare, e per questo le chiamiamo cariche mobili, e danno luogo a corrente elettrica. Quali sono le cariche non mobili? Sono gli ioni, che abbiamo detto prima, gli ioni sono fissi nel cristallo, quelle sono cariche fisse. Quindi abbiamo cariche mobili, cariche fisse. Cariche mobili contribuiscono alla corrente, cariche fisse no. È utile fare la distinzione perché stiamo parlando di conduzione elettrica. Le cariche mobili si chiamano anche portatori di carica. Ok? In inglese charge carriers, di nomenclatura che viene spesso adoperato. Portatori di carica, o più spesso uno li chiama semplicemente portatori, senza specificare, insomma, sottintendendo il di carica. Allora, questo è quello che avviene con un drogaggio con atomi pentavalenti. Che succede col drogaggio con atomi trivalenti? Siamo quasi in recupero, siamo in recupero, che vedo che mi segna l'ora davanti.
Allora, beh, la taglio qui. Allora, drogaggio con atomi trivalenti, facciamo sempre il nostro cristallo fittizio. Stavolta immaginiamo che questo sia, per esempio, un atomo di boro trivalente, terzo gruppo, 3 elettroni di valenza. Che cosa succede? Che dei 3 elettroni di valenza che ha, 3 sono impegnati in un legame. E rimane un posto vuoto in un legame perché gli manca un elettrone di valenza. Va bene? Quindi questo posto vuoto nel legame è già di per sé una lacuna che può essere utilizzata per il trasporto. Va bene? Com'è che si genera la lacuna? Beh, c'è un posto vuoto, basta che l'atomo trivalente accetti un elettrone che viene da un altro legame, per esempio da questo legame, quindi avete la lacuna che si sposta. Va bene? Accetta un elettrone da un legame adiacente. Allora, che effetto abbiamo stavolta? 1. Si genera una lacuna. Due, non si genera un elettrone libero. Ok, la situazione è speculare rispetto al caso del drogaggio con atomi pentavalenti. Non si genera un elettrone libero. E 3. Rimane uno ione con carica meno Q, perché questo adesso è carico meno Q, ha accettato un elettrone in più, d'accordo? È neutro con 3 elettroni, si Na4 e diventa carico negativamente. Bene, quindi è esattamente la situazione speculare a quella che abbiamo visto con idrogaggio con atomi trivalenti. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo che le lacune sono uguali al numero di atomi trivalenti che inseriamo più il numero di elettroni liberi. Di nuovo, perché ci sono due meccanismi per ottenere una lacuna: mettere un atomo trivalente e poi generare un elettrone libero. Quindi rimane, insomma. Vedete qui il pedice è A perché questi A sta come accettori. Che gli atomi trivalenti si dicono anche accettori, acceptors in inglese, lo scrivo così, acceptors in inglese, perché accettano un elettrone. E quindi pedice è A. Chiaramente, per il discorso che abbiamo fatto prima della legge di azione di massa, nella pratica avremo che Na è molto maggiore di Ni, della concentrazione di cariche mobili intrinseca, e quindi avremo che nella pratica, dopo il drogaggio, la concentrazione di lacune sarà pari alla concentrazione di accettori e la concentrazione di elettroni sarà spianata, sarà azzerata a Na al quadrato diviso Na. D'accordo? Allora, questo è un meccanismo molto utilizzato perché nella realizzazione di un circuito integrato, come vedremo tra poco, si dovrà fare esattamente questo. Per realizzare il circuito avremo una regione di silicio in cui con impiantazione ionica alcune zone vengono impiantate con atomi pentavalenti e quindi diventano di tipo N, altre zone diventano di tipo P e a seconda della struttura che si crea si realizzano le varie funzioni. E questo però chiaramente lo capiamo andando avanti. Ok? Ci fermiamo qui.